Ha fatto tappa a Manfredonia, unica città della Capitanata, la carovana della prevenzione. Come in Italia, associazioni in prima linea per la lotta ai tumori del seno, ha offerto esami diagnostici gratuiti di senologia e ginecologia rivolte a donne in difficoltà economica. Linda Catucci, presidente Comitato Puglia di Come in Italia. La carovana della prevenzione è un progetto finanziato dalla Susan G. Komen in collaborazione con il Politico Gemelli. Come potete vedere qui alle mie spalle ci sono tre unità mobili e attraverso queste tre unità mobili possiamo attenzionare la salute delle donne al di fuori dello screening regionale per quanto riguarda la senologia, la ginecologia, le terapie integrate. È stata una lunga settimana ma molto soddisfatta della risposta territoriale e anche del supporto istituzionale. Sicuramente la risorsa primaria, quella dei medici, che insomma è fondamentale in questa azione di prevenzione, è non solo indispensabile ma è essenziale. In un momento di post-Covid dove l'attenzione e la sua attenzione alla malattia, alle malattie oncologiche in generale è stata molto, si è abbassata molto, per cui è necessario invece riattivare e far sì che insomma si capisca come è importante riprendere perché le donne possano fare prevenzione. Le liste dei pazienti sono state stilate dalla Caritas diocesana in accordo con le parrocchie in collaborazione con la WISP. Antonietta Danzeris, consigliera nazionale WISP. È un grande sogno che oggi si realizza e si completa. Il nostro percorso è iniziato 3 anni fa quando abbiamo portato a Manfredonia la prima camminata in rosa. Siamo arrivati alla 3ª edizione e oggi sul porto turistico abbiamo la carovana della prevenzione. Manfredonia ha concluso un lungo tour che ha visto la Puglia protagonista nell'azione di sensibilizzazione nella campagna di prevenzione per il tumore alla mammella, andando così a supportare le unità ospedaliere locali e territoriali che da sempre aiutano in questo grande progetto di solidarietà sociale.